Buonasera a tutti, buonasera, buon pomeriggio, ma voi lo vedrete appunto in serata e sono ripartite appunto le interviste, ma questa volta intervista doppia appunto per appunto Inter-Roma. Allora vi presento i miei ospiti in questa doppia intervista che io non ho mai visto nella mia vita. Nome: Kartal. Alex. Anni: pacchetto dopo di 40. Non sei una donna, quindi lo posso dire. 25. Benissimo. Allora, conosciuto nel web come? Dove possiamo trovarti e di che cosa ti occupi? Vai, Kartal. Sono un blogger, proprietario praticamente di un brand sportivo, opinionista sportivo su una TV romana e locale che si chiama Football Nova, con il progetto partito nel 2019 con Milano in rete, e poi su YouTube Kartal Official, su tutti praticamente i social. Ok, perfetto. Su Instagram come ti possiamo trovare? Ce n'ho due, Kartal Official e Kartal MC, perché sono anche un rapper. Vabbè, ma qui in questo caso non ci interessa. Valex. Stessa cosa di Kartal, sono un blogger, mi trovate principalmente su Arena Sportiva, come vedete qui il nome, da qualche parte vedete qua il nome Arena Sportiva. Sono il gestore comunque della bellissima pagina che ci trovate su tutti i social con lo stesso nome, e privatamente, se volete faccio il video sulla Roma su YouTube, sempre Alex Rossi, e Instagram Alex Rossi, quindi non perdete tutti i social. Allora, io voglio dare un'esclusiva a Valex, visto che comunque sia è la prima intervista e soprattutto, no, non è il risultato, voglio dire, esclusiva diciamo all'Arena, visto che comunque il ring lo conoscete e anche tanto chi non lo conosce, chi vede questo video, dovete assolutamente iscriversi appunto e attivare la campanellina. Nel frattempo, appunto, andiamo a presentare l'Arena Sportiva, di che cosa si occupa su Instagram, di che cosa si occupa appunto nelle varie piattaforme, perché ha anche dei programmi su Twitch e varie cose. Vai, Valex. Sì, principalmente Arena Sportiva e Mondo Sportivo. Vi spiego un po' che cos'è Arena Sportiva. Arena Sportiva è l'unione di tifosi di varie squadre, dove ogni sera in live su Twitch dalle ore 21 siamo in live per parlare delle nostre squadre, per parlare principalmente di calcio a 360 gradi. Ci sono anche le varie trasmissioni dedicate ovviamente alla nostra Roma, all'Inter, al Milan, al Napoli, alla Juve, c'è anche la Serie B. C'è la serata dedicata il martedì alle donne, alle ragazze, cosa che io ci tengo molto, comunque, come ben sa anche la nostra presentatrice di oggi. E quindi mi trovate lì, ragazzi, ci trovate lì anche su Instagram e su TikTok con vari meme, balletti e altro. Comunque, ragazzi, siamo dei tifosi, un'arena di tifosi dove siamo là e parliamo di calcio e difendiamo la nostra propria squadra del cuore. Diciamo che è un'arena totalmente sportiva che parla di calcio vero e sano, e poi comunque sia c'è anche il sdrammatizzare rispetto alle situazioni, no? Alle situazioni sportive che poi si capitano in giornata. Sì, vero, si drammatizza molto. Comunque ci sono anche battute. Non è una trasmissione, diciamo, seria come fanno in TV, però è una trasmissione web dove comunque ci sono anche c'è momenti dove si parla seriamente, ma altri momenti dove c'è più leggerezza rispetto magari a quello che si può vedere in TV. Kartal, è difficile, ma descriviti in un aggettivo. Io, istintivo. Balex. Impulsivo. Ora passiamo proprio a una situazione sportiva. Che cosa, cioè, dai un aggettivo a quella che è l'Inter, fino adesso, e dai un voto appunto alla stagione per ora. Vai, Kartal. 6. Ma giusto perché Aggettivo? amo l'Inter. Aggettivo? Lavori in corso.
Valex. Io posso dire Sprecona, perché in alcune partite abbiamo sprecato molto, e voto alla stagione posso darti 7 più. Date una classifica dal primo al quarto di quest'anno e senza barare, senza pensare a quello che è successo finora nella Serie A. Datemi i primi quattro delle classifica, parlando proprio di Serie A. Vai, carta. Juve, Milan, Napoli e Inter. Per quarta. Valex. Udinese, Juve, no, a parte gli scherzi, non penso che l'Udinese vincerà il campionato, però seriamente posso dirti Juve, Inter, Milan e ci metto la Roma. Però attenzione che il Napoli, secondo me, prenderà il posto della Juve. Attenzione. Adesso ho una domanda alternata. Kartal, dammi un voto e dammi una tua sull'andamento della Roma. Roma che ha in panchina uno dei nostri più grandi allenatori della nostra storia nerazzurra, l'ultimo appunto condottiero che ci ha fatto vincere, a differenza di qualcuno che tanto dice che ce ne hanno sette, ma noi ne abbiamo portati tre in un anno solo. Roma veramente più forte come non mai. La Roma ha riportato finalmente in Italia un trofeo internazionale. Che poi si possa chiamare conference o quello che sia, comunque l'Italia è stata rappresentata dalla Roma e questo gli faccio solamente dei complimenti. Sono riusciti a strapparci Dybala, tacci vostra, e c'hanno un giocatore che io, a differenza, invece, come dici tu, a domande invertite, io mi prenderei Abraham e gli darei Lukaku, No, capito? aspetta, Kartal, andiamo avanti, tu rispondi alle mie domande. Mi scusi. Non anticipiamo qui. No, mi scusi, no, niente, appunto, una squadra veramente molto ben organizzata, l'anno scorso ha sofferto molto di pareggite, però sicuramente quest'anno si è rivitalizzata, il gruppo sicuramente è più solido, si sono liberati un po' dei pantacrane, credo, la Roma quest'anno, anche se alcuni ancora gli sono rimasti, però credo che è un organico in forte crescita. Valex, allora a questo punto dammi un voto e appunto cosa pensi tu dell'Inter? Io penso che l'Inter, a discapito di tutti i commenti che sento ultimamente, che sembra che stiamo a parlare della Salernitana, oppure di una squadretta di metà classifica, io penso che l'Inter è la squadra forte, la più forte del campionato, ha dei giocatori validissimi, ha sbagliato qualcosina quest'estate, secondo me, con il calciomercato, però penso che comunque ha avuto un momento di sbandamento come chi all'inizio e chi magari dopo ha questi momenti di no, però penso che l'Inter farà una grande stagione se lotterà fino all'ultimo per lo scudetto e voto alla stagione fino adesso do un 6 e mezzo. Partiamo appunto dalla top. Vammi a dare il miglior difensore Kartal della Roma che ti è sempre piaciuto. Della storia o di adesso, rosa No, attuale? della storia, proprio in generale la Roma. Vabbè, quello che poi ci hanno anche venduto per me, Walter Samuel. Valex, Io invertito. dico nel reparto difensivo come non citare Zanetti. Centrocampo. Centrocampo da Roma, non so ragazzi, è che Totti o come lo vogliamo chiamare, trequartista, punta. Totti centrocampista no. Centrocampista, no, allora guarda, un nome su tutta la storia. Vabbè, dai, Danielino De Dell'Inter è molto difficile prenderne uno, però uno che a me piaceva molto era Sneijder. Sneijder mi piaceva molto. Attaccante. Vabbè, Francesco Totti. Beh, possiamo dire Ronaldo il fenomeno. Portieri. Oddio, da Roma. Ah, a me pensare, eh. Per simpatia te vado proprio indietro. Chimenti, Antonio Chimenti.
Beh, per me è semplice, Giulio Cesar. A questo punto chiedo un'altra cosa un po' più particolare, perché oggi sono abbastanza cattivella. Allora, fatemi un mix della migliore squadra dei vostri sogni, sia dell'Inter che della Roma, mixando i giocatori dell'Inter e della Roma. Vai, carta. Ok. Formazione. Vabbè, allora 4-3-3. Giulio Cesar. Walter Samuel, che vale per entrambi perché tanto ho giocato con tutti e due. Zago, Zanetti, Spinazzola, Danielino De Rossi, mezzale Snyder, Pellegrini, Ronaldo il fenomeno, Montella e del vecchio, va, dai. Carta, lo pensavo che ci mettevi in mezzo anche Cassano. Mi dissocio da quell'uomo. Valex? Non è facile perché non è facile fare una formazione, però posso dire un 4-3-3 pure io perché ormai è quel modulo base. Vado con Giulio Cesar, poi come terzini destri non ne conosco tanto, ma mi affido a quello che ha detto Carta su Zago, Samuel. Io, a differenza di Carta, lo sorprendo tutti, ci metto il miglior Manolas, che secondo me Manolas ci sta, poi Zanetti, centrocampo con De Rossi, Snyder e ci metto il miglior Nainggolan. In attacco, vabbè, Ronaldo il fenomeno per me, Salah. E poi, ma ci metto anche Totti, anche se fuori ruolo, eh. Fuori ruolo in una maniera incredibile, quindi da precisare. Catal, miglior allenatore dell'Inter. Della storia. Sì. Mourinho sarebbe troppo scontato. Ma sai che ti dico? Voglio andare indietro, 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 indietro. Herrera. Alex? Beh, la Roma non ha avuto nel corso degli anni allenatori top che hanno fatto vincere. Sarebbe scontato dire chi ci ha portato a vincere nel 2000, nel 2001, però io uno che stimo e che è il mio allenatore preferito in assoluto, dico Claudio Ranieri, perché per me se riusciva a sfiorare lo scudetto quell'anno sarebbe stato per lui una grande soddisfazione, poi è stato ripagato con la vittoria del campionato con Leicester e ti dico Claudio Ranieri. Carta, allora, qual è stata la scoperta giovani dove hai rimpianto il fatto che è andato via? Quindi chi e perché? Il rimpianto più grande ce l'hanno loro in casa, Zaniolo. Valex? Io Marquinhos, per come poi è diventato Marquinhos, gli si è dato troppo poco tempo. Andiamo ai ricordi. Allora, e rientriamo appunto nel clima caldo di Inter-Roma. Ricordi in generale positivi, Kartal, di un Inter-Roma. Nel 2010, quando stavamo per coronare il sogno delle triplete. Valex è il migliore? Il migliore per me, se proprio dobbiamo prendere Inter-Roma, se proprio vogliamo prendere Inter-Roma, non ne ho tantissimi, perché comunque quando si è giocato ero molto piccolo e quindi non ne ho tanto. Però uno in particolare, che non è Inter-Roma, ma che è Roma-Inter, però è sempre riguardante la partita, che Carta si ricorda bene, è sempre legata alla partita dove c'era Claudio Ranieri in panchina, con il sorpasso della Roma sull'Inter, con gol di De Rossi e Luca Toni. E quella partita è stata veramente incredibile. Invece, Kartal, ricordo molto molto negativo di Inter-Roma. Strano che Valex non me l'ha ricordato, in Coppa Italia che abbiamo preso 6 sveglie a 2.
Carta, non volevo inferire, sono ospite, voglio essere buono. Posso dirti la partita dello scorso anno che secondo me poteva finire in goleada malissimo. Ok, allora adesso voglio, Kartal, uno sfottò nei riguardi di Valex, in Magna quanto testa Valex. matriciana, va, magna testa matriciana, va, alto capo lento, la faccio magna io la matriciana. A matriciana milanese. Sarebbe scontato comunque dire scudetto di cartone perché ormai tutti dicono quello, però Cartel, spero di darti tre carbonare, sa, domani, spero di darti tre carbonare. Oh, sono buone tutte e due. Tra l'altro, a quest'ora viene comunque un languorino tra matriciane e carbonare, vabbè. Comunque, ragazzi, allora, il gol invece che vi ha emozionato di più su Inter-Roma proprio, il gol singolo, ma può essere anche della Roma, in questo caso Kartal, e può essere dell'Inter, in questo caso di Valex. Proprio in generale il gol proprio che ha emozionato su questo big match. Volete sapere che vi voglio contraddire? Mi hai detto, mi hai dato un assist perfetto. Sì. C'è stato un gol che io ero anche allo stadio, che poi tra l'altro uno dei primi gol che andavo a vedere dell'Inter, io ce l'ho ancora in mente qui, proprio mi è rimasto impresso, della finale di Supercoppa Italiana a Milano, vinta dall'Inter 4-3. Mi sembra che era il primo gol che apriva le marcature di Francesco Totti, il cucchiaio a Julio Sì, Cesare. quello Quello è che proprio volevo da dire io, il standing ovation. cucchiaio di Totti. Sì, da standing ovation, da avversario è stato il gol anche a prescindere. Ce ne potrebbero essere tanti, ma quel gol è rimasto qua. Valex, concordi? Concordo pienamente, come non concordare. Ok, Se Kartal, firma. allora, l'Inter Roma che ti ha bruciato troppo e che vorresti rigiocare per appunto vincere. Non so se era il 2018 dove abbiamo fatto 1-1. Mi sembra che era un Inter veramente vergognoso in quel periodo, quello 1-1, dove qualcuno spaccò, non diciamo chi. Io Valex. Io rigiocherei quella finale perché 4-3 è stata una bellissima partita, però la rigiocherei. Kartal, tieniti pronto. Sei praticamente. Come? Kartal? Sono sempre pronto io, vati, vati. Vorresti rubare qualche giocatore alla Roma? Ah, E se voglia. sì, quale a questo punto? Ah, voglia. Abram a posto di Lukaku, subito. Zaniolo me l'andrei a riprendere immediatamente. E Spinazzola per la fascia sinistra, nonostante c'ho il mio bel Di Marco che so qua, sono molto affezionato. Però loro tre. Balex? Devo dire un giocatore oppure tre? Chi vuoi? Vabbè, se Carta vuole darmi Lukaku me lo prendo tranquillamente perché penso che in Serie A abbia dimostrato di valere e comunque me lo prenderei tranquillamente. Il secondo, Skriniar, e il terzo mi prenderei subito Barella. Kartal, sei il presidente dell'Inter, cosa faresti? Uno, caccio subito i cinesi, posso? No, risano subito i debiti. La prima cosa che farei è appareggerei subito il bilancio, perché è una cosa importante, e farei cominciare a far valere un po' di più la burocrazia in Italia per ricostruire, non rifare uno nuovo, ricostruire un San Siro che porta solo i colori nerazzurri e caccia il Milan. Giocassero a casa a Milan, va, che è meglio. E metterai il mio bello stadio, uno stadio tutto Valex, nell'azzurro. io per prima cosa che farei è porterei Francesco Totti in dirigenza. Penso che una figura come lui serva nella Roma e può dare tanto sia a livello di immagine che a livello anche di spogliatoio con i giocatori e quant'altro. Quindi la prima cosa che farei è portare Francesco Totti e magari
portare anche De Rossi, però facendolo andare in primavera e facendogli fare un po', la gavetta che ha fatto il padre. Allora, questa sera è stata fatta questa intervista doppia, ma mi sembra il big match dell'amore. Allora, adesso voglio che Kartal dica delle cose bruttissime e cattivissime per Valex e la sua Roma. Che gli devo dire? Che sono una squadra che non vince mai in cazzo nella vita. Una volta che ha vinto la Coppa Europea si sono saltati. Quando arriveranno noi diventeranno vecchi. Valex. Io posso dire solamente attenzione, lo scudetto di cartone sta lì, eh. Quello ve lo porterete per tutta la vita nella storia, quindi state attento, Cartal, sta lì lo scudetto di cartone, non Io pensa a me lo noi, tengo. perché noi non abbiamo vinto tanto nella storia, però quello che avete vinto voi, attenzione come l'avete vinto. Ragazzi, con questo siamo alla conclusione. Grazie appunto a Kartal di aver fatto parte appunto di questa doppia intervista per appunto questo evento, un Inter e una Roma che a prescindere è un big match appunto da vedere. Quindi grazie della presenza, Kartal. Grazie a te e complimenti per la tua professionalità. E grazie anche a Valex. Ricordo appunto di seguire e andare a vedere in tutte le piattaforme possibili e immaginabili l'Arena Sportiva e di seguire lui appunto nel suo canale YouTube. E appunto ti ringrazio per essere stato qui e esserti sottoposto a queste domande molto 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 cattive. Grazie mille a voi per l'ospitalità, ragazzuoli. Ricordatevi una cosa, sempre Forza Roma e Inter merda. E Te lascio sempre fare. forza Roma. Kartal. Forza. Internazionale FC di Milano Football Club. Ambrosiano. Alla prossima, al prossimo sabato. Ciao. Ciao.